Grazie. Grazie. Questa sera volevo parlarvi di cosa ha fatto il sindaco Vendola e la sua giunta in questi ultimi anni per noi agricoltori. Ricordate quando si parlava di San Giorgio Village? Bene, su quei terreni è stata fatta una variante da terreni agricoli a terreni edificabili. Fin qui tutto bene. Solo che non riuscendo più a realizzare Fantasilandia, gli agricoltori di quei terreni si sono ritrovati a pagare la tassa ICI pari a 750 euro ad ettaro. Sono passati già 4 anni. Parecchia gente in quegli anni aveva rinunciato a lavorare perché prossimi alla costruzione di Fantasilandia, per poi riprendere in mano la situazione, o persino gli agricoltori che hanno dovuto abbandonare quei terreni perché non sapevano più che fare. Poi un'altra situazione quasi identica è quella di Colavecchia del municipio, dove 44 ettari sono stati strappati dalle mani degli agricoltori che con cura e passione ne avevano fatto il polmone di quel paese. E con un'altra variante li hanno passati a zona industriale. Se ci andate con un po' di fantasia e immaginazione, potete vedere le industrie e le fabbriche che ci sono. Questo è tutto quello che l'amministrazione Vendola ha fatto per noi agricoltori. Noi di Vivere per Canosa ci siamo imposti per far tornare quei terreni in mano agli agricoltori e sono sicuro che quella zona riprenderà come solo noi agricoltori sappiamo fare. C'è tanto da fare per l'agricoltura canosina ed è per questo che noi siamo scesi in campo a fianco a Nadia Landolfi, una donna forte e leale, ma soprattutto sempre disponibile quando si parla di agricoltura. Basta con le parole, è ora di muoverci con i fatti. Dunque il 6 e 7 maggio dai valore alle tue idee, vota Vivere per Canosa, vota Nadia Landolfi, sindaco di Canosa. Grazie. Grazie Sabino, cedo la parola per un breve intervento.